Carlucci commuove il pubblico de La vita in diretta, con parole toccanti riguardanti alcuni concorrenti di Ballando con le stelle. Ballando con le stelle è uno show amatissimo che, a distanza di quasi 20 anni, continua a catalizzare l'attenzione del pubblico con ascolti sempre alti. Ovviamente, la protagonista assoluta è la sua conduttrice, Milly Carlucci, capace di manifestare sempre un grande entusiasmo, edizione dopo edizione, quasi come se fosse la prima volta. Il programma, ogni sabato sera, deve comunque fare i conti con chi sta dall'altra parte, ossia con Tu sì che vales, altro show molto seguito ma di casa Mediaset. La competizione tra lei e Maria De Filippi appare solo nei dati dello share ed è qualcosa che non le tocca direttamente, almeno così hanno sempre fatto intendere le due protagoniste. Quello che è certo è che Ballando con le stelle ha le sue carte da giocare, non solo sulla pista da ballo con le esibizioni dei concorrenti, tutti volti noti dello spettacolo, ma anche davanti al bancone dei giudici, soprattutto quando si creano momenti esilaranti come gli scontri tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli o come l'ultimo, tra Giuseppe Pernice e Guillermo Mariotto. Milly Carlucci si emoziona alla vita in diretta. Milly Carlucci recentemente è stata ospite, seppur in collegamento, a La vita in diretta, e parlando delle ultime dinamiche del programma non è riuscita a trattenere la sua grande emozione. Rispondendo alle domande di Alberto Matano, la presentatrice della Rai si è lasciata andare con parole struggenti riguardanti lo show. Milly Carlucci ha espresso dispiacere per lo spareggio imminente tra il giornalista Alan Friedman e l'opinionista Sonia Bruganelli, affermando: «Mi fa male il cuore. Mi dispiace da morire», sottolineando come per lei sia sempre doloroso eliminare un concorrente, poiché crede che tutti possano migliorare sulla pista da ballo. Parole che non sono passate inosservate e che fanno capire quanto la Carlucci sia particolarmente affezionata a Ballando con le stelle, e soprattutto ai suoi protagonisti, ai quali si approccia in maniera protettiva, come una mamma. Il suo intervento nel programma di Rai 1, inoltre, ha portato l'attenzione sul nuovo ospite, Raul Bova, che nella prossima puntata sarà ballerino per una notte. L'attore è anche protagonista delle nuove puntate di Don Matteo, amatissimo dal pubblico. È un grandissimo atleta oltre che un bravissimo ballerino, ha commentato la presentatrice. Insomma, le sorprese non mancano e puntata dopo puntata, arriverà il nome del vincitore di questa edizione. Chissà chi sarà, la partita è ancora aperta.